Eccoci qui, un altro auricolare Bluetooth. Quindi apriamo il pacchetto. Dove troviamo l'auricolare? L'auricolare vero e proprio. Il cavo batteria. E il manoletto. Molto stringato, una facciata in inglese e l'altra in cinese, con la scritta I7S, istruzioni, foglio istruzioni. Allora, per caricare questo auricolare, chiaramente si inserisce lo spinotto, e poi il solito, o una porta USB di un computer, un caricabatterie classico di cellulare. E su questo è abbastanza semplice. Il foglio di istruzioni ci dice che durante la carica il LED che è posizionato qui sotto il postantino è rosso durante la carica e diventa blu quando ha finito. La distanza di trasmissione tra il telefono e il nostro auricolare è 10-15 metri. Funziona Bluetooth, ha un tempo di standby di 100 ore e mentre in imparlato di 2 sole ore. Accendiamo il nostro auricolare. La lucetta blu lampeggia blu e rossa. Partiamo alla ricerca del dispositivo. L'abbiamo trovato, indicato come I7. Ci colleghiamo con un semplice tap. Ed ecco, l'I7 è connesso. Dispositivo cuffie. Al nostro cellulare. Velocissimo, senza neanche inserire codici e PIN.